Buonasera Sindaco, buonasera alle autorità. Siamo qui a dare il via alla 12ª edizione di Festival Immaginaria. Un festival che quest'anno diventa sicuramente particolare, nel senso che dopo i primi 10 anni, si può dire, si è deciso di fare una scelta particolare, cioè nel senso che Immaginaria da quest'anno è un festival di cinema di animazione. Quindi è un festival specializzato dove ci sono cortometraggi e lungometraggi di cinema d'animazione. Quindi possiamo sicuramente dire che in Puglia Immaginaria è il più importante festival di settore dedicato. 80 cortometraggi, 5 lungometraggi, molte anteprime regionali, alcune anche nazionali, un programma abbastanza ricco, ma oltre l'animazione c'è anche l'illustrazione e il fumetto d'autore. Per l'occasione quest'anno abbiamo tre autori. Per l'illustrazione Emiliano Ponzi, che è qui con noi, che ringrazio di essere presente al festival, e Giuseppe Palumbo, fumettista, disegnatore, e Alessandro Racchi, regista dell'Arte della Felicità. Oggi diamo il via appunto questa prima giornata con l'inaugurazione sia della mostra istantanea, che avete già avuto modo di visionare lungo i corridoi del chiostro, c'è questo momento che è definito testimonianza, cioè un progetto di laboratorio da basso della Regione Puglia che ha reso possibile questo incontro, questi tre incontri, il primo appunto con Emiliano. Grazie a questo intervento regionale, oggi, e grazie anche a Gianvito Fanelli, che ha curato la mostra, un applauso perché ci vuole. Io lascio subito la parola a loro perché diciamo sono abbastanza stressato, ma non per stressato per la mostra, perché sto preso da troppe cose e quindi non mi sono preparato, insomma, ad abbraccio, quindi sto così. Per non dire cose che non hanno senso, diamo subito il via e il passo la parola a Gianvito, che vi introdurrà su quello che è sia l'argomento di questa testimonianza e anche qualcosa rispetto alla mostra. Grazie ancora. Allora, desidero ringraziare prima di tutto voi per essere giunti così numerosi a questo evento. Lo apprezzo perché insomma l'illustrazione non è così famosa da queste parti. Luigi per essersi quasi spezzato un dito oggi, montando le cose, e ovviamente Emiliano che è stato sempre disponibile in questo percorso, che comunque è stato il mio primo percorso relativo ad una mostra, è la mia prima esperienza di fatto, quindi per me è stato importante avere una persona così professionale e allo stesso tempo umile a fianco per la realizzazione di questo evento. Andiamo subito veloci, vi spiego semplicemente in cosa consiste poi questo evento, questo incontro. Si chiama testimonianza perché l'obiettivo è quello di spiegare attraverso una case history esemplare come sostanzialmente si va avanti con una professione che è quella dell'illustratore, che è banalmente fare disegni, ma che in realtà è qualcosa di molto complicato, che richiede tantissimo impegno e che però può dare anche grandi soddisfazioni, perché Emiliano ha raggiunto nella sua carriera in 10 anni dei risultati che a mio parere devono inorgoglire l'Italia, perché veramente lui è conosciuto in tutto il mondo per quello che fa. Quindi abbiamo deciso di chiamarla professione illustratore perché probabilmente molti non sanno cos'è un illustratore, anche se può sembrare banale, ma o non sanno che ci può essere del potenziale anche in quella che è la creatività, che insomma anche qui al sud ci possono essere degli sbocchi lavorativi diversi rispetto a quelli canonici. Quindi oggi Emiliano vi racconterà la sua carriera, il suo stile, il suo metodo di lavoro e una serie di progetti che ha realizzato durante la sua carriera. Io vi introduco, qui c'è il mio saluto a Emiliano, che
vi faccio una piccola biografia. Lui è di Ferrara, è nato nel 78, anche se ci tengo a ringraziare Laboratori dal Basso perché gli è stata attribuita un'età del 1982, quindi è stato anche ringiovanito, e quindi lui l'ha detto simpaticamente, ringrazio io Laboratori dal Basso per questo simpatico, diciamo, piccolo errore. Vi presento brevissimamente la mostra, che si chiama Istantanee, perché lo vedrete nelle illustrazioni di Emiliano, una componente che abbiamo individuato entrambi parlando, così chiacchierando, è il tempo. E praticamente queste illustrazioni quasi sembrano delle fotografie, perché lui è capace di cogliere l'attimo, e non è una caratteristica che si può rintracciare in tantissimi illustratori. Voi lo vedrete nelle quasi 80 opere. Questo elemento secondo me è molto importante, quindi abbiamo mutuato un termine fotografico, l'abbiamo applicato all'illustrazione. Infatti alcuni che magari non sapevano che Emiliano fosse un illustratore pensavano magari fosse una mostra di fotografia, però è di illustrazione. Vedrete che è divisa in tre sezioni: soggetto, oggetto e luoghi, e ora Emiliano vi spiegherà brevemente perché. E poi ci sono tre approfondimenti che ho deciso, insomma, di inserire. Uno è su Bukowski, perché lui ha curato tutta la grafica della serie editoriale di Bukowski e ha vinto due premi importantissimi a New York, negli Stati Uniti, quindi un grande successo per Feltrinelli e per Emiliano. Milano, che è la città in cui si è consacrato, che fa da sfondo al libro 10x10, che è stato un suo successo editoriale, perché alla fine in 10x10 racconta appunto la crescita della sua carriera all'interno di questa stanza di 10 metri quadri. E poi L'Inferno per Corraini, perché pensavo che la Divina Commedia costituisca una grandissima sfida per un illustratore, quindi secondo me lui aveva fatto un bellissimo lavoro e valeva la pena di raccontarlo. Per il resto lascio la parola ad Emiliano, perché io sono logorroico e quindi è meglio così. No, la richiedo qua. Mi serve questo. Penso di me, prova a parlare. Prova? Direi che si sente. Fantastico. Mi sentite? Perfetto. Allora, grazie mille, io ringrazio anch'io Gianvito, ringrazio Luigi e tutti i volontari per la splendida mostra e lo splendido contesto. Sono molto contento di essere qui. Devo dire che prima di iniziare un po' più nello specifico, vorrei dire che c'è questa finta credenza. Mixer. Okay. Questa finta credenza che per saper disegnare, quindi l'illustrazione, che è un'arte applicata, per lavorare nell'ambito della creatività bisogna avere un talento strepitoso nel disegno. Errore. Quello che faccio io, quello che fanno anche tanti miei colleghi italiani, americani di successo, è quello di riuscire a veicolare un messaggio, quello di riuscire a comunicare appunto con un'istantanea, con quella che può essere una Polaroid, una storia. Cioè noi raccontiamo storie condensate in un piccolo palcoscenico fatto di personaggi, ambienti, oggetti. Allora abbiamo deciso con Gianvito di chiamare questa mostra istantanea e di declinarla nelle tre sezioni, proprio perché il mio è un tipo di illustrazione che si chiama illustrazione concettuale, che parte da due mondi diversi, da due oggetti che vengono da due mondi diversi e ne creano un terzo. La cosa interessante, la cosa che mi auspico io quando voi passeggiate qui per il chiostro e guardate le mie immagini, è quella di soffermarvi non solo sull'aspetto estetico, che è un mezzo, ma proprio sull'aspetto contenutistico. Quindi veramente a trovare la storia che io ho provato a raccontare e ho provato a restituire a chi la osserva. Oggetto, soggetto e ambiente, perché alcuni oggetti, alcune mie illustrazioni sono fatti di oggetti, quelli che chiamiamo oggetti inanimati, che però raccontano, come ho detto prima, attraverso un pochino quello che è il cambio di paradigma, raccontano una storia. Il soggetto, dove c'è un personaggio che fa qualcosa, e l'ambiente racconta, come dire, tutto ciò che c'è attorno, no? Ti racconta una storia di suggestioni, quindi questo è il terzo punto. A me interessava un pochino, proprio questo mestiere nuovo, tra virgolette, quello dell'illustratore, ma diciamo che ne siamo venuti a conoscenza da poco, ma Michelangelo era un illustratore, perché l'illustratore, rispetto a un artista, non può svegliarsi la mattina e decidere, io questa mattina vedo il sole e disegno un bel sole con questi raggi meravigliosi, perché lo sento dall'interno. No, no, l'illustratore è un committente. È un committente quello che gli dà l'input, quindi la sua capacità è una capacità
di distillare un messaggio che viene dall'esterno e come un'ape riuscire a trarne miele da quello che viene, da quello che è il lavoro che viene dato. Un po' come il rapporto col committente, un po' come Michelangelo con il Papa Giulio II, voglio dire, c'erano questi grandi, i grandi pittori del Rinascimento, tutti i grandi pittori sono degli illustratori in realtà, perché lavoravano su committenza, lavoravano per gli Sforza, lavoravano per i Medici, lavoravano per i Papi, no? Quindi dalla Cappella Sistina a qualsiasi tipo di dipinto c'era una committenza. Qui noi, tra virgolette, siamo i nuovi, loro erano illustratori, noi siamo con le dovute distanze i nuovi artisti di corte, ecco, dove la corte sono tutta una serie di clienti. Per cui il talento, la capacità tecnica e il bel disegno è probabilmente un concetto che ha dei grossi limiti se noi pensiamo che basti quello. E allora in queste poche slide, dove spero di non annoiarvi, io vi spiego il mio metodo di lavoro per cercare di far capire che cosa c'è, per far capire che questo è un lavoro prima di tutto di pensiero e poi è un lavoro anche declinato attraverso la bravura della mano, no? Ma prima di tutto è comunicazione. Quindi io ho disegnato questo cervello fatto di stelle, dove il cervello è la parte razionale, chiaramente, non la pancia, non il talento, quindi, ma la capacità progettuale che è del mondo della ragione. Se noi zoomiamo in questo cervello, io qui ho identificato alcuni dei miei clienti, insomma, più famosi, più importanti, che sono dalla Repubblica al New Yorker, al New York Times, al Le Monde, eccetera, eccetera. Questo perché? Perché non è importante con chi io mi relaziono, con quale cliente io mi relaziono, ma è importante che io abbia un metodo di lavoro, e quel metodo è il minimo comune denominatore per qualsiasi tipo di creazione che io faccio. Perché? Perché il tema è quello dell'universalità, cioè io cerco di creare delle immagini iconiche che possono essere riconosciute a livello universale. Qui l'epicentro, se vedete, è Milano, perché io abito a Milano, però se io mi fermassi, voglio dire, a quello che vedo dalla finestra di casa mia, probabilmente non riuscirei a farmi capire. Quindi di nuovo la capacità comunicativa è il core di questo mestiere. Ed ecco che entra in gioco un aspetto importante. Il mondo è un luogo complesso e la rappresentazione del mondo è un grosso problema, perché ci sono mille modi per rappresentare il mondo, no? Io ho preso una macchina qui, ad esempio, una macchina interpretata che è quella che vedete in alto, versus altre due tipologie di rappresentazione, che è la macchina super didascalica che noi riconosciamo essere, adesso non so se la vedete, però una sorta di Mercedes con tutti gli accessori, i dettagli al punto giusto, e quella che è una visione troppo semplicistica del mondo, che è questa sorta di macchinina fatta con due segni. E noi stiamo proprio nel mezzo, e la capacità di sintesi, la capacità di sintetizzare il mondo pensando che la Mercedes da disegnare o l'auto da disegnare è un oggetto complesso, e la capacità di sintetizzarla e non di banalizzarla che fa di noi dei bravi comunicatori, no? Che arrivano ovunque, che riescono a mandare il messaggio più lontano possibile. Per cui c'è uno spostamento proprio di senso semiotico, se vogliamo, anche di codice linguistico, dove non diventa più la macchina, io qui ho scritto macchina in diverse lingue, non diventa più la macchina, ma diventa una macchina, la rappresentazione diventa il concetto di macchina, diventa la macchina in sé, che posso capire io, può capire chi vive qui e può capire chi vive a Bangkok piuttosto che in qualsiasi altro punto del mondo. E poi passiamo a livello pratico. Come funziona una giornata di chi deve comunicare qualcosa che poi va su un giornale, su un billboard pubblicitario, su un'animazione, su un magazine, piuttosto che su una copertina di libro? Inizia sempre con la parola scritta. Arriva sempre un testo. Perché abbiamo detto che questa è arte applicata, quindi è applicata a un testo, a un committente, e bisogna risolvere un problema. L'illustrazione nasce, voglio dire, nell'età moderna, dove la fotografia non era ancora in grado, perché non c'erano i mezzi tecnici, o non è più in grado adesso, di interpretare concetti complessi senza renderli didascalici. Ed ecco che arriva l'illustratore, il problem solver del contemporaneo. Quindi gli arriva un testo,
deve capire questo testo. Il testo può essere un claim pubblicitario, può essere un testo di un giornale, può essere una book review di un libro, no? E lui trova tante parole, e noi troviamo tante parole. Quante parole ci sono, soprattutto in un libro, no? Quindi il nostro sforzo, dopo queste parole, dopo aver decodificato il messaggio, è questo. Quello di dire, sì, ok, però il succo, quindi l'aspetto, di nuovo torniamo alla sintesi, il succo qual è? Dov'è il succo, no? Quindi spremiamo l'agrume finché togliamo tutta la polpa, togliamo la buccia, e quello che ne rimane è veramente il minimo indispensabile per essere capiti. Posso interrompere? Assolutamente. Quindi tu leggi i testi che ti arrivano? Leggiamo i testi. Devo dire che per le copertine dei libri non si legge spesso tutto il libro, perché è antieconomico. Se noi passassimo, prima di fare una copertina, passassimo la giornata a leggere un libro che non può essere letto la sera con la abat-jour accesa mentre ci si rilassa con la testa sul cuscino, ma ci sarebbe bisogno di tutto un altro tipo di lettura, di una lettura lavorativa, la chiamo io, no? Di una lettura dove devi cercare, dove il testo che tu leggi deve suggerirti subito delle immagini, quindi è veramente, sarebbe un lavoro. Per cui no, per le copertine dei libri non si legge quasi mai il testo, però per tutto il resto sì. Ed ecco che torniamo a questo aspetto concettuale, a questo aspetto tecnico, che non è il talento del disegno, di nuovo, ma è un talento di concetto. La mela è sul tavolo, ma quello è un punto di vista della mela. Ma se noi proviamo a spostarla, se noi proviamo a ingrandirla, se noi proviamo a creare da quella mela un altro paradigma, proviamo a spostarla in un luogo che non le appartiene, probabilmente questa mela assume un nuovo significato. Qui ho fatto tre esempi molto banali, che sono anche basati sulle dimensioni, no? Perché noi possiamo scalare o ingrandire un oggetto, quindi il punto di vista, girarlo, ribaltarlo, immaginarcelo veramente come un oggetto 3D che in mano nostra può essere, può diventare altro da sé. Quindi questo processo, ritorniamo di nuovo al discorso del talento, questo processo che si pensa essere il 90% di talento è invece, come diceva Thomas Edison, 90% di sudorazione e 10% di talento, no? Per cui le gocce, le fiamme della candela diventano gocce di fatica, gocce di ore e ore passate a ridisegnare, a ripensare, a ridisegnare, e la spark, che è la scintilla dell'intuizione, è solo una piccola parte di quello, è solo la prima parte iniziale di quello che è uno sforzo creativo di comunicazione. Poi io passo a degli esempi, se avete domande sentitevi liberi di interrompere in qualsiasi momento, perché non volevo fosse una lezione magistralis, ma anzi, volevo fosse veramente un qualcosa di più dinamico. E se pensate, non pensate di fare, se avete una domanda e pensate forse è banale, non vi preoccupate, non c'è nessuna domanda banale. Domande ne avrei tantissime, però qualcuno. La faccio io una domanda. Fammi una domanda. Ma si sente senza microfono? Ah, devo usarlo, vabbè. Okay. La mia domanda sull'universalità. Ti sei mai trovato nella situazione in cui il tuo messaggio è stato malinteso e quindi hai avuto problemi con la committenza perché non avevi, magari loro non capivano quello che volevi comunicare, eccetera? Beh, certamente lavorando non solo con l'Italia, noi dobbiamo pensare che a livello culturale tutti gli altri stati hanno, voglio dire, gli Stati Uniti piuttosto che l'Asia, al di là dell'Europa, hanno dei codici proprio culturali, no? Dei modi di dire, dei modi di associare le cose che sono diversi dai nostri. Quindi dobbiamo stare un po' attenti, e chiaramente l'altra cosa che mi sono dimenticato di dire è che questo è un lavoro dove bisogna essere totalmente onnivori. È proprio l'opposto che ignorare il mondo, che è quello che faceva l'artista di una volta, no? Lume di candela, disegnare nel suo studio, nel suo atelier, nella sua bottega, ignorando il mondo. Proprio il contrario, noi dobbiamo sapere le declinazioni del mondo che non sono il nostro, proprio per essere in grado di comunicare in maniera a raggiera, no? E non è sempre facile, c'è sempre il rischio del fraintendimento. Per esempio negli Stati Uniti una cosa che sembra assurda è che non si possono ormai rappresentare nudi e non si possono mai rappresentare simboli religiosi. C'è proprio una sorta di tabù, e questo è un fatto culturale che noi non possiamo, lo so che per noi è assurdo perché noi abbiamo il Papa, eppure
sembriamo essere a livello iconografico i più libertini del mondo, cioè nessuno si scandalizza vedendo nessuna pubblicità di donna nuda, nessuna pubblicità di altra natura, un po' dissacrante, mentre invece lì purtroppo c'è questo aspetto puritano che li frena un pochino. E noi dobbiamo tenerne presente, dobbiamo tenerlo presente. Io passo a un paio di esempi, magari non li vediamo tutti, vediamo quelli più indicativi, ecco, forse questo era interessante. Questo è proprio un lavoro, questi sono tutti i lavori pubblicati, dove si vede questo aspetto del doppio gioco, questo aspetto della creazione di un terzo paradigma, da due paradigmi che appartengono a mondi diversi. Questo è un lavoro per il New York Times di qualche anno fa, dove bisognava rappresentare che la Cina rurale stava iniziando a diventare un pochino più capitalista come ideologia, no? Anche a livello culturale. E quindi a spendere, e quindi a farsi ammaliare, no? Anche da quelli che sono i beni della nostra società capitalista e ricca. Per cui ecco che l'omino, no? il contadino cinese in abito tradizionale, al posto che usare l'aratro con la mucca, viene specchiato nell'acqua come uno che spinge il carrello della spesa. Qui il gioco è veramente evidente, no? Questa è un'immagine che ha vinto anche un premio negli Stati Uniti, insomma è girata abbastanza negli ultimi anni ed è tra l'altro stata realizzata per un caro amico che è qui in sala, che si chiama Valerio Millefoglie, per il suo album che si chiama I miei migliori amici immaginari. E qui bisognava rappresentare un torsolo di mela e Hitler, comunque questo aspetto di questa, che la canzone si chiamava Il torsolo di mela e lui citava Hitler. Quindi anche qui lo sforzo è stato proprio quello di prendere il ritratto di Hitler, prendere una mela, che sono due oggetti davvero lontani l'uno dall'altro, e trovare un modo per sbucciare un pochino, per togliere un po' la buccia alla mela, fino a creare questa forma di questo taglio molto lineare che aveva Adolf Hitler, e provare a forzare, perché poi ci sono delle forzature, perché è chiaro che i semini della mela non sono esattamente così, però in questo caso la forzatura è accettabile, e a creare i baffi, appunto. Questa forse si vede poco, no, si vede. Questo è appunto il Festival di Cannes, rappresentava tutto l'aspetto dell'ego che c'è quando si va a queste grandi manifestazioni super cool, no? Come il Festival di Cannes, il Festival del Cinema di Venezia, il Red Carpet, dove tutti quanti vanno carichi di questo ego debordante, no? Che gli esce da tutti i pori, salvo poi quando non vincono nulla, questo era l'aspetto che ci interessava rappresentare, quando non vincono nulla allora scendono la scalinata e le paillette, che mi pare si vedano, le paillette del vestito rimangono come se cadessero, quindi tutto il glitter, tutto questo aspetto fighetto, tutto questo aspetto forse anche di aspettativa, sì, ecco, viene perso poi per la strada con l'indignazione di quest'ego frustrato. Qui di nuovo c'è l'aspetto dello spostamento, come dicevamo prima. Questa è un'immagine realizzata per la Repubblica e bisognava rappresentare la morte del postmodernismo. L'ultimo brandello di postmodernismo viene rappresentato con Andy Warhol. Per cui la morte di Andy Warhol, in qualche modo a livello simbolico, poi è chiaro che la storia o la storia dell'arte non sono mai così precise, però diciamo che rappresentava la fine del postmodernismo. Allora lo sforzo, ripeto, al di là di quello tecnico, ma quello di concetto, è proprio mettere assieme questo concetto di Andy Warhol senza rappresentare Andy Warhol. Avrei potuto rappresentare Andy Warhol morto, no? Una tomba con scritto Andy Warhol, fine. Invece il Campbell Tomato Soup, che è una delle sue icone, no? Uno dei suoi pezzi d'arte più famosi, è su un letto con le due suore, realizzate tra l'altro con dei colori simili a quelli che usava Andy Warhol, un po' più pop del solito, di quelli che utilizzo, al suo capezzale, quindi con questo crocifisso. Bastano pochi elementi, per quello la capacità di sintetizzare il mondo è veramente una capacità razionale, è quella di distinguere il superfluo dal necessario, no? Da quello che ci fa veicolare un concetto. Qui siamo sempre negli Stati Uniti e siamo sul Boston Globe. Il Boston Globe Magazine aveva necessità di rappresentare che se non facciamo qualcosa, al più presto, sia l'Europa che gli Stati Uniti
questo era forse 2008, quindi stava iniziando questa crisi, no? Di cui ci raccontano sempre. E qui si andava, insomma, andavamo a picco praticamente, bisognava assolutamente agire, e c'era già il concetto è c'è già qualcosa in atto, c'è già qualcosa che sta andando a male, ed ecco che diventano immediatamente due bistecche, l'Europa, una con la forma dell'Europa, l'altra con la forma del Nord America. Ma lì si vede bene? Penso di sì. Sì? Basta l'angolo. Voi le vedete le fiamme sulle bistecche? Ah, perfetto, allora solo perché io vedo tutto verde, ho detto, io parlo, le fiamme non si vedono. E quindi ecco, e poi il barbecue, no? Questo barbecue che è simbolo, per quello che dicevo, anche abbracciare culture altre dalla nostra, no? Per cercare un pochino di veicolare il concetto più facilmente. Questo lavoro per gli Stati Uniti, se io metto un barbecue e metto due bistecche, loro sentono subito risonanza, per loro è un'immagine in cui si riconoscono. E questo di nuovo è sempre l'obiettivo, no? Farli riconoscere, rimandare qualcosa che sia commestibile da chi non è nato nel nostro ambiente e nel nostro paese. Questa magari la mandiamo avanti. Questa è una copertina dell'Economist di Londra, molto semplice, no? Si parlava di biologia 2.0, che è la capacità di manipolare il DNA. Ed ecco che invece anche qui l'idea prima che ci viene è l'idea più stupida, no? Più banale, quella che va scartata, almeno questo è il processo che cerco di fare io, no? Quella più facile è tecnico di laboratorio con le provette che sta facendo qualcosa. Invece proviamo a spostare tutto l'aspetto della manipolazione anche con una drammaticità diversa, no? Anche fuori con te, fuori dal laboratorio, in quello che è un fabbro che veramente manipola, no? Il fabbro ha anche questa fatica, no? Della manipolazione, del battere, del piegare, del far arroventare il ferro, no? E proviamo a spostarla sull'aspetto del DNA. Non sempre funzionano, cioè questi sono punti d'arrivo di decine di idee, decine di intuizioni che poi vanno testate su carta, per capire se funzionano anche come progetto, perché, ripeto, essendo un lavoro di pensiero, tu pensi una cosa, ma poi magari non funziona, devi per forza disegnarla. Quindi anche un lavoro, è anche un questo è il punto di arrivo di un percorso, le illustrazioni che vediamo oggi. Questa magari la saltiamo, torniamo. Se avete domande, ripeto, nessuno scrupolo, fatele. Magari dopo. Eccoci. Questa è una bella domanda, nel senso che molti colleghi americani, per esempio, rifiutano di fare lavori dove eticamente loro non sono d'accordo. Per esempio, la maggior parte dei miei colleghi non lavora per le lobby del tabacco, quindi non fanno lavori dove, per la Marlboro, lì la Marlboro ha un immaginario, se vi ricordate, c'è tutto questo immaginario della conquista del West, no? Quindi con queste montagne, anche un po' del Colorado style, con questi cowboy. Hanno fatto decenni di illustrazioni così, molti si rifiutano. A me non è mai capitato di dover fare una scelta così estrema. Io credo che noi siamo fornitori, quindi voglio dire, è vero che rappresentiamo qualcosa, però per quel qualcosa non lo stiamo creando noi, voglio dire, noi non stiamo creando la lobby del tabacco, noi stiamo semplicemente, nel caso della Marlboro, auspicabilmente facendo un disegno e prendendoci molti soldi per quel disegno, per cui siamo fornitori, no? Poi è chiaro, è una cosa molto personale. Io, a meno che non mi chiedano di fare qualcosa su veramente un tema intoccabile, blasfemo, direi che tutto sommato è anche una grande capacità di scindere il lavoro dalla persona, no? Questo è un lavoro per il New Yorker, dove di nuovo parliamo di America e di nuovo parliamo di quelle che sono le icone importanti per l'America, cioè quello che è il weather vane. Il weather vane è quello che nella maggior parte delle case americane, soprattutto quelle nei sobborghi, no? Quelle un po' di periferia, anche di questa borghesia, questa alta borghesia americana, hanno il galletto con north, sud, ovest, est, dice dove tira il vento, eccetera. Qui c'era il periodo della rielezione di Obama.
per cui loro non sapevano se sarebbe stato rieletto oppure no. E il New Yorker chiese questa immagine in bilico tra una tragedia e un rinnovamento, quindi quali saranno le previsioni del tempo per il futuro. Ed ecco che io ho messo questo incerto, questa turbolenza che sta per arrivare, ma forse sta anche per andare via, perché c'è comunque un taglio di sole sulla Casa Bianca, e poi questo weather vane in cima che di nuovo linka, restituisce subito agli americani qualcosa che gli appartiene, no? Questo è un lavoro molto drammatico, a volte ci sono dei lavori molto, molto tosti da realizzare. Questo è l'omicidio nella prima metà degli anni 20, credo, del genocidio del popolo, adesso dico una fesseria, popolo armeno, esattamente, degli armeni, che fu una delle atrocità anche più nascoste, se vogliamo, rispetto a tutte le altre che vennero fuori da lì, anche il ventennio, insomma, fascista, il nazismo, la Shoah, eccetera. Loro venivano semplicemente portati nel deserto, nelle mille declinazioni dello sterminio, e uccisi nel deserto. L'eroina del genocidio era questo gruppo di donne, un po' tutte le donne armene, ma un gruppo in particolare, che oppose questa resistenza passiva, voglio dire, ai proiettili ricevuti dei militari che volevano uccidere nel deserto. Per cui l'ombra della parte sinistra della montagna del deserto ha una forma di un soldato, e le persone che stanno di fronte a questa canna di fucile hanno l'ombra del proiettile, no? Quindi loro non hanno scampo, ma c'è un'immobilità, anche qui un'istantanea, che ci fa capire che sta per succedere qualcosa, probabilmente di drammatico, però c'è un momento di resistenza presente, no? Questa è di nuovo un'immagine per Repubblica, dove si parlava di questo studio incredibile, quasi alla Minority Report, dove sarà possibile realizzare tra qualche anno, e hanno già fatto esperimenti in India, in alcuni ospedali dell'India, sarà possibile attraverso una TAC, quindi i vari altri esami radiografici al cervello, alla corteccia prefrontale, riuscire a identificare chi ha propensione per diventare un assassino. Quindi davvero qualcosa di fantascientifico, no? La rappresentazione di questo è stato il cervello che diventa scena del crimine. Pure semplice, no? Quindi l'aspetto medico si evince dai colori, anche dall'iconografia, che ci rimanda subito a un esame medico, e poi il cervello, dove questo uomo pugnala a morte questa donna. Quali sono i tempi di realizzazione? I tempi di realizzazione, se si parla di quotidiani, sono abbastanza stretti, vanno da un massimo, diciamo, di 5-6 giorni, che sembrano tanti, ma non sono pochi, perché conta che questo è un lavoro quasi seriale, no? Per cui in mezzo ci sono tante altre cose, tante altre scadenze, fino anche a un giorno. New York Times, per esempio, chiama spesso il giorno per il giorno stesso. Il giorno per il giorno stesso vuol dire che c'è un fuso orario di mezzo, per cui loro chiamano alle 4 di pomeriggio, quando tu ormai magari stai già finendo la tua giornata lavorativa, non dico che sta finendo, però hai già fatto delle cose, sei già a un certo livello di stanchezza, e ti chiamano dicendo: ora sarebbe perfetto avere questa immagine entro le nostre 6 del pomeriggio, che è in Italia notte. Per cui, prego, prego, prego. Quindi c'è, tu lì c'è una deadline, e magari loro, oltre a chiamare te, chiamano anche qualcun altro, perché se magari il tuo lavoro lo rifiutano, loro non si devono coprire o che cosa? No, devo dire che questa cosa qui non succede, nel senso che loro chiamano qualcun altro se tu magari dopo un'oretta non rispondi. Okay. E magari chiamano un americano. Tu conta che loro chiamano verso le 3, le 4 di pomeriggio da noi, che però sono le 9, le 10 di mattina, quindi loro hanno ancora margine, no? Ma no, non chiamano un altro. Devo dire che poi c'è la fiducia anche nel portare avanti assieme a te quella cosa finché non ci riesci. Se chiamano te vuol dire che sanno che tu sei in grado di fare quello che loro vogliono, per cui ti stanno dietro e ti danno dei feedback giusti, o ti rimettono, insomma, se tu sbagli prendi una telefonata,
ti rimettono immediatamente sul binario e si cerca di andare avanti su quello. Posso chiederti allora come fai quando hai il famoso blocco creativo, se esiste, come ti comporti quando hai una scadenza così stringente e... che fai? Cioè, prendi qualcosa, non lo so. Prendi qualcosa, le anfetamine. Sì. No, diciamo che il blocco creativo è di nuovo qualcosa che appartiene al mondo dell'arte, nel senso che sarebbe io faccio circa 250 immagini in un anno, 270, per cui è impossibile che io in tutte quelle 270 sia così ispirato, o anche che nella mia giornata, a parte il lavoro, non sia successo nient'altro che mi abbia magari totalmente fatto passare la voglia di lavorare per quel giorno, perché ho altri pensieri, no? Come tutti noi, d'altronde, anche chi va in ufficio, non è detto che tutti i giorni performante 100. Per cui è chiaro che c'è sempre, questo è un mestiere con un pizzico, con una spolverata di sale, di artisticità. In qualche modo ce la si cava sempre, al limite si cerca di fare qualcosa su quel tema che hai già fatto e che conosci, acconciandolo un po', però ecco, non è mai auspicabile, è ovvio che è sempre auspicabile fare la cosa originale, e io sono uno dei pochi, tra l'altro, che non ha un'azione incredibile che si chiama copia e incolla, dove si prende magari una cosa già fatta, la si incolla, un'immagine già fatta, la si incolla, la si modifica, se ne crea un'altra per un altro cliente. Però è anche quella è una sfida, nel senso la sfida di riuscire a essere non artisti ma professionisti fino in fondo e di portare a casa con la maggior dignità possibile il miglior lavoro possibile date le condizioni di quel giorno, no, come tutti. Certo. Io volevo fare una domanda sull'ispirazione. Cioè, sì. Nei tuoi lavori, cioè tu hai una fonte di ispirazione primordiale, cioè, per esempio io vedo moltissimo opera nei tuoi lavori. Certo. E infatti me lo ricorda tantissimo questa cosa qua. E tu facevi quella cosa lì, dicevi questa cosa qua di lavorare con gli Stati Uniti, no? E infatti ti volevo chiedere se allora, diciamo che poi non volevo neanche sminuire e dire che siamo degli automi, no? Che si mette il tipo la moneta da un euro e si fa l'illustrazione. È chiaro che ognuno di noi ha una propria poetica che è vicina o lontana, insomma, che ha delle similitudini con quelle di altre persone, anche con quelle di altri artisti del passato o del presente. Diciamo che a me di Hopper, più che l'aspetto tecnico, dove le mie immagini, io credo che non somiglino a Hopper tanto come punto di vista, aspetto tecnico, quanto come questa poetica del guardare dentro, no? Del guardare attraverso, del guardare dalla finestra, attraverso le trasparenze. O la staticità, esatto, di un momento fotografato in maniera, come posso dire, da lì poi tutto può succedere, no? Da quel momento lì di statico tutto può succedere in un modo o in un altro. Quindi assolutamente sì, ci sono per forza delle ispirazioni, quelle ispirazioni però sono già diventate sangue, no? Nei studi magari del passato, e ce le hai già dentro di te, quindi in qualche modo le restituisci un pochino predigerite da te. Grazie. Figurati. Questo è un altro esempio che a me piace molto, ce n'è tra l'altro in mostra un'altra, ecco, questo è un esempio, e lo dico senza nessuna, voglio dire, vergogna, questo è un esempio dove io ho già fatto alcuni anni fa un'immagine con un paravento e delle gru, ma ci stava talmente bene, e la vedrete fuori, molto simile, ci stava talmente bene anche per questo lavoro delle Monde, mentre quella era per il Newsweek americano, che l'ho un po' riproposta, perché noi stiamo parlando di Giappone, qui si parlava della bomba di Hiroshima o di Nagasaki, adesso non lo ricordo, ma è abbastanza irrilevante. E quindi bisognava far capire bomba atomica, bisognava far capire il Giappone, bisognava far capire anche un po' sgomento di queste gru, no? Che vedevano qualcosa che succedeva all'orizzonte. Ed ecco che il paravento diventa veramente la tela su cui tutto viene disegnato. Quindi qui, questa forse, adesso io non so dove l'abbiamo messa l'altra, però forse questa è oggetto, soggetto e anche ambiente, tutto in uno, perché l'oggetto è il paravento, appunto il background e l'ambiente,
e loro sono i soggetti, sono le gru e la bomba atomica. Quindi c'è questo sforzo di condensare, provare veramente a dire con tre elementi in maniera simbologica, mai didascalica, che qui siamo in Giappone e qui c'è una bomba che esplosa e che probabilmente ci sarà una catastrofe all'orizzonte. Questa magari la saltiamo. Ecco, questa è una copertina, come si vede, una copertina del New York Times Book Review, ed è anche il testo, perché i testi nelle copertine, diciamo, le copertine dei libri sono importantissimi, i titoli dei libri, ma anche nelle copertine dei magazine, perché rispetto alle illustrazioni interne, che sono le cose che avete visto prima, questa è un'illustrazione dove il taken to heart, quindi il colpito al cuore, va assieme all'immagine che noi vediamo, cioè le vediamo in contemporanea, per cui una deve essere lo specchio dell'altra e non deve essere troppo didascalica, un editor del New York, una volta, tanti anni fa, mi disse, guarda che lei parlava di fotografia, era una foto editor, e disse una cosa saggissima, secondo me molto intelligente: l'immagine, che sia fotografia o illustrazione, non deve essere una mimesi didascalica dell'articolo, del titolo, del pezzo che ha di fianco, ma deve completarlo, quindi deve dare un qualcosa, un valore aggiunto, no? Ed ecco che qui, certo che sta succedendo che un uomo è colpito al cuore, però questo cuore, attraverso le gocce che crea, un uomo è colpito al petto e poi diventa le gocce del sangue sulla camicia, assorbite dalla camicia, creano la forma del cuore. Quindi c'è una sorta di completamento col titolo, anche arricchimento del titolo stesso, che si limita a dire colpito al cuore. Faccio una domanda. Vai. Com'è il tuo rapporto quindi con gli art director? Cioè, loro ti propongono il brief, tu elabori l'immagine e poi vedi cosa succede alla tua immagine, oppure è, come posso dire, quasi in contemporanea, che c'è uno scambio anche via mail, quindi poi complicato magari anche da gestire, quindi tu poi magari adatti l'illustrazione anche al lettering, quello che verrà scritto, insomma. Tu dici il rapporto con la committenza proprio? Sì, perché cioè, tu ovviamente avevi il titolo, però magari non sai come viene trattata l'immagine, quindi... Beh, di solito quando ci sono dei testi ti danno quello che si chiama un template, cioè che è un esempio, quindi già hai... un esempio di dove saranno i testi maggiori, okay, e più o meno di quello che sarà il titolo, per cui tu riesci comunque un minimo ad orientarti. Emiliano, scusa, a proposito di committenza, rapporto italiani, americani, francesi, come... Allora, devo dire che gli americani rimangono i migliori per tanti motivi. Io credo che il motivo più grande sia che loro hanno una tradizione di illustrazione incredibile, molto più radicata della nostra, che va da Norman Rockwell in su. E poi c'è un aspetto formativo, cioè le scuole negli Stati Uniti che formano quelli con cui io interfaccio, cioè gli art director, i direttori creativi delle agenzie di pubblicità piuttosto che nei giornali, esistono da molto più tempo che in Italia. Per cui è chiaro che, essendoci più formazione, la loro formazione è più affinata, no? Cioè noi ci vantiamo di sapere tanto di storia dell'arte perché ce l'abbiamo qui, ma io vi assicuro che se parlate con un americano che ha studiato storia dell'arte, siete piccoli così rispetto alla qualità di dettaglio e alla quantità di dettagli che loro sanno su cose che noi abbiamo sotto gli occhi, e diciamo, ah sì, questo è il Duomo Gotico di Milano con la Madonnina chiuso, mentre loro invece ne sanno veramente tanto più di noi, e questo credo sia un aspetto determinante. Tanto sta cambiando anche in Italia, nel senso che anche da noi adesso vale, c'è anche più movimento, no? Perché ho lavorato con Arrerec in Italia e viceversa con art director italiani negli Stati Uniti. Però diciamo che se il tuo metodo di lavoro è auspicabile, che se ti chiamano è perché sanno cosa fai, quindi tendenzialmente non dico che ti lasciano libertà, però non impongono un'idea già prestabilita, perché quello che, mentre il lavoro di illustrazione negli anni, fino agli anni 80 in Italia, era che tutti sapevano fare tutto, cioè l'illustratore sapeva fare il disegno iperrealista,
sapeva fare l'acquerello fresco di paesaggio, sapeva scolpire sia dire che modellare con la creta, no? Invece, e quindi si perdeva un po' l'ovvio. Morto? No, perché l'illustratore una volta era proprio un factotum, mentre adesso c'è l'autorialità, anzi, un'autorialità quasi da supermercato, soprattutto negli Stati Uniti, dove se loro ti chiamano vogliono quel prodotto perché sanno che è così, no? Come se tu sei abituato ad andare in quel supermercato perché c'è quella marca di, non so, cereali, e tu hai quella cosa lì, punto, non ti interessa una cosa sì, non ti interessano i cereali con le gocce di cioccolato, tu vuoi quelli. E quindi è interessante, perché è interessante perché c'è un alto livello di professionalità proprio per questo. Loro tendono a non farti perdere tempo perché non ne vogliono perdere neanche loro, e allora vanno già sul sicuro, no? Mentre magari in Italia c'è un po' un atteggiamento diverso, però ripeto, molto molto, sta molto migliorando negli ultimi 10 anni. Cioè, gli italiani hanno scala. Diciamo che, ecco, poi c'è anche la fortuna a un certo punto di, e lo dico senza presunzione, nel senso che a un certo punto si può sempre dire di no. Quindi se una cosa tu pensi, io penso che magari mi porti troppo lontano da quello che è la mia, tra virgolette, il mio modo di lavorare, la mia poetica, quello che io voglio che passi col mio prodotto, io dico di no a volte, o magari si trova un compromesso. Credo sia del tutto lecito, e anzi, sono sempre più convinto che delle carriere si riescano veramente a costruire molto più attraverso i no che attraverso i sì. Perché ci vuole molto più coraggio, magari anche di fronte, insomma, a un bel budget, a un bel cliente, e dire va bene, ma io arrivo solo fino a questo margine di compromesso, poi non arrivo più. È una forma di proprio etica del lavoro, no? Il rispetto della propria professionalità e consapevolezza di averne una di professionalità. Questo di nuovo New Yorker. E molto semplice, qui era la guerra tra tutto quello che è l'aspetto dei libri digitali, in questo caso Amazon, e i libri tradizionali. Adesso lì è abbastanza piccolino, però lì c'è un carro armato fatto a libro contro un carro armato fatto di pixel, che simboleggia tutto quello che è appunto l'editoria declinata nella vendita online. E in mezzo il testo parlava di questa guerra fratricida, dove in mezzo ci rimette il lettore per i costi dei libri, per la qualità, per l'offerta, no? Che sia i libri cartacei che i libri digitali hanno, e quindi diciamo che ci sono queste strisce pedonali dove il povero passante con il suo librettino in mano sta cercando di attraversare in mezzo a questi due titani in lotta tra loro. Passiamo allora, facciamo un discorso su Bukowski. Sì. Su questo avete altre domande? Volete dire qualcosa? Io solo una cosa ti chiederei. Ma volevi ricordare con l'illustrazione di prima anche un po' Piazza Tiananmen? Cioè c'era un richiamo voluto, sì, oppure... C'è sicuramente anche nei colori della foto e nell'inquadratura della foto di Piazza Tiananmen, dove vediamo strisce pedonali e questo omino molto piccolo di fronte ai carri armati, c'era quella cosa lì. C'è quella cosa lì, a volte inconscia, a volte voluta, perché chiaramente secondo me lavoriamo con delle immagini, noi sappiamo che ci sono delle immagini che sono iconiche, sono bene o male in qualche punto dell'inconscio di tutti. Piazza Tiananmen, anche se quella non è esattamente Piazza Tiananmen, c'è qualcosa, sì, che la ricorda, e quindi è di immediata, la digeriamo subito, no? La capiamo subito vedendola. Okay, a questo punto possiamo procedere con Bukowski, dato che fa parte della, c'è un della focus, mostra, e quindi c'è un focus è molto su, importante. Su Bukowski. Beh, Charles Bukowski è un, diciamo, il dato è che io sto realizzando, ancora non ho finito perché le uscite dei libri, soprattutto seriali di uno stesso autore, come sapete non sono mai a blocco unico, ma sono a 3-4 alla volta per un totale magari di 6 all'anno. 5 all'anno, dipende dall'importanza dell'autore. Allora Feltrinelli ha avuto questa idea di rinnovare totalmente la versione universale economica delle opere di Bukowski. Loro già le avevano i diritti, avevano queste copertine molto vecchie,
E hanno detto proviamo a farle da capo, proviamo a ricreare un immaginario Bukowski accattivante per il pubblico, chiaramente con l'obiettivo commerciale di dare una spolverata a Bukowski per le vendite. E abbiamo cercato di fare questo progetto che era abbastanza ambizioso, nel senso perché Bukowski è certo che è conosciuto in Italia, però è un ha tutto un immaginario che è tutto americano, quindi si è digerito da noi per riuscire a vendere di più. Io ho realizzato, abbiamo ve le faccio vedere in carrellata, poi magari ci soffermiamo. Abbiamo fatto dei pensieri con l'editor e l'art director di Feltrinelli su queste immagini per cercare di... Bukowski è un autore straordinario nella misura in cui lui, il personaggio Charles Bukowski e i suoi libri si fondono un pochino, cioè noi non sappiamo dove finisce la fiction e dove inizia veramente Charles Bukowski, si svegliava, no? Con tre donne abbracciate, vomito per tutta la casa e le mutande appoggiate sul divano, noi non lo sappiamo. Quindi abbiamo deciso che tutte queste copertine sarebbero state un palcoscenico, che Charles Bukowski sarebbe stato il protagonista che si muoveva su questo palcoscenico e faceva delle cose. In base al titolo e al contenuto dei singoli libri, lui avrebbe fatto cose diverse. E qui per esempio rappresentava tutto l'aspetto antisociale di Charles Bukowski e anti-americano anche. E quindi il diner che ci riporta, io credo sempre insomma che la copertina debba svelare un pochino, oltre a darci l'esatta temperatura cromatica e di contenuto del testo che c'è dentro, debba anche alzare, questo può sembrare un pochino un esempio maschilista, ma non lo è solo molto esemplificativo, è come l'alito di vento della, non so, della gonna di Marilyn Monroe, no? Nella famosa scena che ti lascia presagire che sotto c'è un mondo, però non te lo fa vedere, perché altrimenti finisce tutto. Quindi la copertina è gioco di seduzione, quindi la copertina è gioco anche voyeuristico, no? Dove tu sbirci dentro al libro ma non lo vedi, non ti viene svelato. E quindi le macchine, anche se fatte con due segni, sono un po' le macchine magari degli anni 60, no? Di quando Bukowski iniziava a vivere si era trasferito nel sud della California, i diner, no? le tavole calde hanno quei colori, hanno un po' quell'atmosfera, quel gusto che avevano all'epoca, e lui è nudo con una bella bandiera americana messa come quasi con tono di sfida alla Superman, no? Ha messa a mo' di mantello. Qui è tutto il suo rifiuto per il jet set, tutto il suo schifo, il suo sdegno, anche la sua aggressività verso tutto quello che era il mondo di Hollywood, no? Sono famose le sue interviste, anche se voi andate su YouTube vedete delle interviste pazzesche sue, dove consapevole di fare pessime figure andò in questo programma borghesissimo sulla TV francese, si fece cacciare perché si presentò ubriaco, no? Proprio un discolo antisociale. È anche un po' vittima, perché chi è così è anche un po' vittima dei propri demoni, no? Ed ecco che quindi Charles Bukowski qua diventa un Gesù Cristo in croce, con le mutande, con la bandiera degli Stati Uniti, però, voglio dire, appesa a una croce che è la Y della Hollywood Hill, no? Dove c'è tutti gli studios. Questa ve la mandiamo avanti. E... qui era questa dedizione pazzesca per la sessualità, no? Questa sessualità, ripeto, non si sa dove finisce la fiction e dove inizia veramente la vita vera, promiscua di Charles Bukowski. Secondo me sono abbastanza vicine dalle cose che ho letto e dei vari documenti con cui sono entrato a contatto. E quindi questa sessualità dove anche dopo morto lui comunque continua, no? Ad avere queste pulsioni. Con lo scheletro vestito da donna. In più il titolo Pulp ci racconta tutta una storia di, se vogliamo, dallo splatter a un pochino quello che è il mondo non proprio convenzionale. Insomma, in tutte quelle che state vedendo c'è un aspetto più o meno esplicito di natura sessuale. In questo caso, anche a livello subliminale, in realtà la pompa, il filo, il tubo della pompa ha una forma fallica e arriva fino ad avanti, dove lui, chiaramente in segno di sdegno, fa innaffia
però l'acqua in questo caso è gialla, per cui di nuovo anche a livello subliminale è auspicabile passi questo concetto sessuale, innaffia poi l'erba del vicino, ecco, voglio dire, oltre la staccionata di casa sua. Ecco, il bello di queste qui, non c'è poco da esplicitare, c'è poco da dire. La cosa pazzesca, inaspettata, inspiegabile e meravigliosa è che queste copertine hanno vinto, come diceva Gianvito prima, due premi importantissimi negli Stati Uniti, quindi una medaglia d'oro alla Society of Illustrators di New York e l'Art Directors Club, che il cubo d'oro all'Art Directors Club. L'Art Directors Club, per farci capire, è quello un po' dell'immaginario Mad Men, no? Dove vengono premiati questi pubblicitari migliori che hanno fatto queste campagne miliardarie, e poi c'è la sezione di illustrazione. La cosa incredibile è che l'America puritana ha premiato immagini esplicite. Vi dicevo prima, no? Che di solito loro sono molto cauti nel rappresentare i nudi, i simboli religiosi, loro hanno il politically correct come assioma di vita, no? Sono in qualche modo molto più formali di noi. E invece, inspiegabilmente, queste immagini, una più zozza dell'altra, probabilmente non erano così zozze, nel senso, non erano così, perché c'era sempre un elemento un po' edulcorato, no? Dove è vero che in Storia di Renare e Follia c'è una donna nuda che ci sta aprendo le gambe in faccia, però è vero che noi vediamo una rosa di fatto. Chi può contestare che noi stiamo vedendo una rosa in realtà? Esattamente, questa è stata una richiesta proprio di Feltrinelli. Feltrinelli ha detto, siccome quella copertina è così importante, così conosciuta anche a livello visivo, tra l'altro se non sbaglio quello era un'opera di Man Ray, adesso non ricordo, qualcosa del genere. Comunque, volevano almeno che ci fosse il fiore, questa donna, queste gambe di donna, ovviamente reinterpretata, per tenere un po' il legame. Ma Bukowski c'è ed è il suo profilo nel fumo della sigaretta della donna. Questa invece è un po' più epurata, un po' più edulcorata, perché qua si sta parlando del periodo delle memorie, nelle poesie dove Bukowski è un po' più crepuscolare, anche un po' più anziano. Questa è anche molto poetica, questa è proprio epurata da ogni simbologia sessuale che invece le altre hanno. Questa la passiamo. E qui voglio solo porre l'accento su questo aspetto davvero di ricerca. Io sono molto convinto che la copertina debba totalmente darci la temperatura. La temperatura è una cosa che è fatta di colori, di sensazioni, ma anche un po' di reminiscenze, no? Anche di qualcosa che noi ne abbiamo vissuto. E questo libro credo fosse adesso non ricordo di che anno, però ci doveva essere tutta quell'estetica un po' anni 70, quindi questa sorta di orgia, no? Questa sorta di principe in mezzo a mille donne. Se voi vedete, magari ripeto, il bello, anche il gioco stimolante per me è che tante cose magari passano a livello subliminale, però se noi facciamo l'analisi logica e grammaticale dell'immagine, vediamo che tutte le donne hanno un taglio che non è un taglio moderno, ma è un taglio di capelli di quell'anno. E vediamo anche che tutto quello che è l'aspetto del pube, no? Era un aspetto che comunque anche lì, senza imbarazzo, rappresentava una moda di quegli anni, no? Totalmente diversa dalla moda di oggi. E quindi sono tutti piccoli dettagli, per quello parlavo di distillare, che distillare è un processo razionale, perché noi cerchiamo di distillare quei due o tre elementi che sono sufficienti a darci la giusta connotazione, anche spazio-temporale, di un libro e del suo contenuto. Infatti in questo modo ricorda anche la copertina di Hendrix. Certo, anche. Le tizie hanno tutti quei capelli molto di quell'età lì, e lui per esempio c'ha la camicia, anche lì Hendrix era vestito. Assolutamente. Poi ci sono altre copertine che diciamo esulano un po' il discorso. Io vi farei vedere, ve ne voglio far vedere un paio di queste, poi andrei avanti per farvi vedere davvero come funziona una copertina dall'inizio alla fine. Questa velocemente è la copertina di Einaudi per Giuliano San Giorgi, che è il cantante di Negramaro, e il titolo è Lo spacciatore di carne. Quindi qui solo per capire assieme quanto è importante, quanto deve essere immediato il legame con il titolo per essere una copertina, secondo me, riuscita a fuoco. Lo spacciatore di carne è chiaramente un libro che parla di spaccio, che ha un aspetto di droga,
al suo interno, ma una droga forse fatta di altro, non volevo svelarvi troppo, però forse fatta di altro. Ed ecco che la bistecca, quindi lo spacciatore di carne, la tibona americana, la bistecca diventa, prende il posto, no, per giusta posizione, di quella che è la droga, che può essere la pasticca, l'acido che uno si mette sulla lingua, no? Creando questo, credo, immediato straniamento, dove leggendo il titolo si capisce, sta spacciando carne, quindi sta assumendo droga come carne, no? Se la sta mettendo sulla lingua. In questo caso, scusa, penso che tipo l'autore di Ian Koski non è più, però per esempio Giuliano prima questo tema, tu con loro ti interagisci? Con Giuliano, beh, abbiamo fatto tanto lavoro prima di arrivare a questa copertina e anche tante prove di copertine diverse, perché chiaramente essendo un progetto speciale, essendo una superstar, il trattamento, ma anche l'approccio è molto più, ha anche dei tempi diversi, no? Anche la gestazione dell'immagine ha avuto, insomma, parecchi mesi di lavorazione prima di arrivare a questa, che era la scelta che accontentava sia Giuliano, sia me, sia Einaudi, era il miglior compromesso. Ecco, adesso mi interessa farvi vedere, perché poi qui stiamo parlando dell'immagine finita, ma ci manca tutto il pezzo prima, no? Ci manca, questo è un libro che è uscito, o forse uscirà tra un mese, per la Penguin Book in America, che si chiama The Mathematician Shiva, cioè lo Shiva della matematica. Lo Shiva è il funerale ebraico, che dura, è proprio il rito del funerale ebraico, che dura, se non sbaglio, una o due settimane, dove tutte le persone a lutto rimangono in casa, praticamente quasi non si muovono, gli vengono portate cose da mangiare dalle persone che vengono a rendere omaggio. Qui bisognava rappresentare quindi un paese, non ricordo in che punto degli Stati Uniti, dove questa famiglia di ebrei si era trasferita tanti anni prima, e quindi c'è una famiglia allargata, c'è una comunità allargata, e c'è questo lutto di questa matematica. Per cui io ho cercato di realizzare, di guardare la cosa da tanti punti di vista, no? Sia i rabbini che entrano nella casa, sia lui parla di altre scene dove c'era questo cimitero, dove compare questa figura mitologica di un pappagallino che però voi non, adesso seriamente non vedete perché è molto piccolo. Allora, il pappagallino è dopo, scusate, questo non lo vedevo neanche io da qui. Questo è un rabbino con un candelabro a sette braccia. Si vede un po' meglio. A mo' di fiore. A mo' di fiore, esatto. Ancora uno indietro. Ecco il pappagallo che vi dicevo prima, perché poi compare in alcuni punti del testo. Ecco, per realizzare questa copertina, la Penguin ha una policy molto strutturata, per cui bisogna leggere tutto il libro prima di realizzare la copertina. Per cui io ho passato le vacanze di Natale leggendo queste 400 pagine di un libro meraviglioso, però prima di realizzare, in inglese chiaramente, prima di realizzare le matite che state vedendo adesso. Poi parla di un altro aspetto, era quello dei matematici, di questi matematici ebrei, ubriachi, chiaramente, che venivano dalla Russia, che andavano a sciare durante la notte, ubriachi con la vodka in mano, nudi non sentendo il freddo della neve di notte. Insomma, tante declinazioni. Qui si ricorda la matematica quando era bambina, dei campi di lavoro, di un incontro con l'orso, piuttosto che uno stesso incontro attraverso un altro punto di vista. Insomma, si mandano tantissime ipotesi, soprattutto quando un cliente è così importante come la Penguin Book, no? Che è il più grande editore del mondo. Poi, questo era lo schizzo ultimo, che è diventato quello, è diventato poi quello che è la copertina come in sé. La vogliamo aprire? Ce l'hai? Non ce l'hai? Ok, lo facciamo vedere alla fine. Comunque semplicemente è colorata, per cui c'è questa fila di uomini tutti uguali per rappresentare il funerale e anche l'omologazione di fronte al lutto, no? Per cui tutti quanti sono in fila, più questa donna e questa bambina che vediamo chiudere la fila, che sono dei personaggi che vengono rivelati nel libro, e la simbologia classica, quindi l'ebraismo è la simbologia classica della casa americana, che è questa con la veranda, che è questa con le finestre fatte in questo modo, con il porch, con la casa a schiera e l'alberello di fianco.
Io direi che queste sono terminate, sai, questa è l'ultima. Ok, avevamo i denti terminati. Avete qualche domanda? Vi può... Diciamo che fino a quindi io ho iniziato a lavorare proprio nel 2001, chiaramente appunto anche digitale aveva dei limiti in più di oggi, no? Con un pochino di diffidenza proprio perché sembrava lo scimmiottamento dell'acrilico, dell'acquerello, dell'olio, dei pastelli, mentre invece la fortuna di adesso è che lo strumento digitale è veramente una tecnica con pari dignità rispetto a quelle tradizionali. L'unico problema che si può avere è che se si fa arte, in qualche modo il disegno fatto a computer quindi perde un po' l'aspetto di unicità, no? Le opere che sono in mostra qui difficilmente potrebbero avere lo stesso valore della stessa opera realizzata in un'unica copia, no? Quindi, però è vero, come abbiamo detto all'inizio, questo è un lavoro, quindi ha tutte le tematiche in carne, tematica di una produzione, no? Di un oggetto di design, di un cucchiaio producibile 100 volte, poi ha un valore in sé, però non c'è una matrice di quel cucchiaio che ne fa un'opera d'arte solo di un oggetto unico, no? Okay, questa potrebbe anche essere l'ultima sezione, poi ne avremo un'altra su 10x10, però appunto è interessante notare il tuo rapporto con la città di Milano, perché appunto ti sei formato lì e quindi poi dopo 10 anni Michele De Lucchi ti ha chiesto di partecipare a questa grande collettiva per la Design Week in cui con Olimpia Zannoli e altri illustratori molto importanti avete un po' raccontato Milano. E ci racconti un po' quali sono state le sensazioni, cosa hai voluto rappresentare che poi abbiamo in mostra, certo. Qual è il tuo rapporto con la città? Ma devo dire che Milano, in vista a 6 mesi dall'Expo, giustamente ha iniziato a porsi alcune domande su: noi stiamo aspettando l'Expo, ma Milano chi è? Cioè, chi sono i milanesi? Cerchiamo di capirlo, cerchiamo di capire quanto è complessa la città, oppure di quanti aspetti è composta. E allora c'è stato questo bellissimo lavoro di ricerca che ha fatto l'Ipsos assieme al Comitato Brand Milano, dove hanno cercato di chiedere veramente sia all'uomo della strada, che è un campione specializzato, cos'è Milano. E c'è questa storia bellissima dove Milano è sempre stata, ahimè, rappresentata per diagnosi differenziale. Cioè, rispetto a una Roma, Milano non è mai stata la città d'arte, perché Roma era la città d'arte, no? Milano non è mai stata la città sognante, non è mai stata la Venezia, no? Non è mai stata la città... dei grandi musei, del Canal Grande, dell'amore, del turismo che veniva solo perché erano generazioni che sentivano parlare di questa città sull'acqua piuttosto che della città eterna, Colosseo. Per cui Milano si è interrogata e ha detto: ma noi cosa diavolo siamo stati? Noi siamo stati la Milano da bere degli yuppies, no? Durante gli anni 80, siamo stati la Milano del fashion, ci hanno scelto come capitale italiana del fashion, ma adesso noi, se dobbiamo autodefinirci, chi siamo senza farci definire dagli altri? Quindi c'è una parte teorica molto importante di questa ricerca. Noi abbiamo chiaramente solo rappresentato in maniera libera quella mostra si chiama Identità Milano, appunto, quello che era secondo noi identificava Milano anche in vista dell'Expo, per cui è stata realizzata una mostra dentro la Triennale di Milano, fatta di questi, vediamo se c'è, ecco, sono questi cavalletti che ha progettato lo studio De Lucchi, dei cavalletti carry-on che giravano in continuazione su una piattaforma e ognuno aveva 3 opere mischiate tra noi 6 che abbiamo partecipato, dove si rappresentava un aspetto della città, quindi Milano e la solidarietà, Milano e i mezzi di trasporto, Milano e i suoi monumenti, no? Milano e il Duomo, era proprio diviso in temi, liberamente di ispirazione libera. Poi questa mostra è uscita dalla città ed è diventata dei totem, sono diventati totem all'interno
totem giganti, quindi in scala credo fossero alti 6 metri e mezzo, 7, sono diventati in alcuni punti, tra cui stazione centrale, tra cui alcuni parchi, sono diventati dei punti proprio che sovrastavano quella zona e cercavano di raccontare una storia che era un po' sperando che il milanese si specchiasse in quello che vedeva. E quindi è un processo molto interessante, anche di riappropriazione, no? Perché voglio dire, come si fa a ospitare un'esposizione internazionale? Dicevamo prima con alcuni ragazzi che sono già stati venduti solo per i mesi di giugno e luglio, credo, 4 milioni e 200 mila biglietti. Cioè, come fa? Il milanese deve sentirsi milanese, deve anche sapere che cosa vuol dire sentirsi milanese. Prima di ospitare, no? Cioè, per entrare in comunione con l'altro noi dobbiamo sapere chi siamo. Quindi credo che questa iniziativa sia stata veramente importante, chiaramente nei limiti di quella che è una mostra in triennale, no? Per cui è chiaro che non muoverà le coscienze, però è un segno di consapevolezza, insomma, che forse ci si può autodefinire da soli guardandosi attorno, no? E non farsi definire, come abbiamo detto prima, per diagnosi differenziale o piuttosto che dalle case di moda, piuttosto che dal mondo yuppies e della movida. Ecco, questa sezione è finita, io non vorrei forse neanche continuare troppo, se avete qualcosa da chiedere, poi ci sono altre cose da dire, però ripeto, poi capisco che la soglia di attenzione cala, e se avete qualche domanda, prego. Prima si parlava di digitale, sì. Software? Certo, io uso un software che si chiama Corel Painter, che è un software che ha una grande libreria di pennelli che ti permette di... No, sono tutte disegnate a mano, ma chiaramente in digitale. Sì. Sai che ti sento... Nella critica al visual design, quello che è uscito per Einaudi? Ok. Quando sai che non ti sento? Io non l'ho mai fatta però quelle per Minimum Fax. Quelle per Einaudi le fa sempre Falcinelli però, eh. Devo dire che lì, sai, sono scuole diverse, è anche vero che a volte cioè lì bisogna, adesso parlando in maniera terra-terra, lì bisogna vendere i libri e il libro deve uscire fuori dallo scaffale rispetto a un altro libro, che è suo concorrente. Per cui le scelte che si possono fare, magari sai, due strade diverse pagano... Nella stessa misura, non c'è un unico modo, e questo è il bello, no? Che non c'è un unico modo. Le copertine di Bukowski, mi ha detto Feltrinelli, che dopo questa nuova veste hanno venduto molto di più, quindi ha avuto senso farlo. Probabilmente dipende anche dall'autore, sai, magari Bukowski, come dicevamo prima, è talmente forte, viene talmente, e lui è davanti alle sue opere, Charles Bukowski è davanti alle sue opere. Cioè davanti ai suoi scritti, viene prima lui il personaggio che il prodotto del suo lavoro. Per Saramago invece non è andato. Per Saramago era, diciamo, il primo, io ho fatto la stessa cosa che ho fatto per Bukowski, l'ho fatta per le copertine di José Saramago. Diciamo che Saramago era un po' il pilota di Bukowski, cioè ha iniziato con Saramago la serietà con gli stessi disegni e poi ha continuato con Bukowski. Però è andato nello stesso modo, abbiamo deciso una linea, abbiamo deciso che il fondo sarebbe stato sempre dello stesso colore, abbiamo deciso che ci sarebbe stata una macchia di colore in mezzo, e per macchia intendo non una macchia fisica, ma un disegno che attirava l'attenzione in mezzo, senza fondo, senza contesto, e così è stato. Ok, giusto per aprire un piccolissimo focus su 10x10, il titolo richiama i 10 metri quadri in cui hai cominciato questa grande carriera,
E ti chiederei a questo punto una domanda emozionale, perché non mi addentro in tecnicismi, però l'emozione, fra virgolette, di lavorare in solitudine, sempre in solitudine o comunque tramite rapporti con email, quindi è un lavoro molto solitario. Come lo vivi? Ti confronti spesso con altri? Insomma, raccontaci un po' com'è. Sì, dico velocemente che 10x10 è la mia prima monografia, dove è uscita per l'editore Correini di Mantova, in italiano e in inglese, che è fatta, ve la scorro veramente velocemente, è fatta di una parte di testo che racconta il percorso dai primi disegni, magari ai premi e ai primi successi, e in mezzo è proprio una sorta di libro verità, in mezzo ci sono, vedete, delle parti scritte che sono delle email che io in maniera molto trasparente ho trascritto così come le ho ricevute. C'è quello che mi dice siamo preoccupati perché il lavoro è arrivato in ritardo, c'è quello che mi dice sei un genio, c'è quello che mi dice hai fatto un pessimo lavoro. Insomma, per cercare di far capire che qualsiasi, voglio dire, è un percorso, ognuno di noi fa un percorso e questo percorso non è mai lineare, è impossibile, è idealizzato pensare che esista un percorso perfetto, no? E quindi, come? La creatività è così, certo, ma anche quando ti scontri, cioè voglio dire, anche quando non ci sono criteri oggettivi, perché è chiaro che se io disegno un cubo, se quel cubo ha i lati sbagliati, o un quadrato, se quel quadrato ha i lati sbagliati, non è più un quadrato, è un rettangolo, ed è oggettivo, e non è in discussione. Però se io disegno un'immagine e il mio committente mi dice mi piace, non mi piace, è chiaro che la questione diventa molto più complessa, no? Perché tu rischi di dover assecondare, rischi di prendere le cantonate, rischi... Per cui, ecco, tornando alla domanda che facevi all'inizio, sì, è un lavoro solitario, ma credo che l'intuizione che ti viene a livello creativo, cioè il lavoro creativo e aspettare l'intuizione è un momento di solitudine. Poi la progettualità, voglio dire, anche gli artisti che poi fanno cose seriali hanno loro l'idea, poi chiaramente farla diventare un progetto dal punto di vista, ma anche i grandi studi di architettura, cioè l'idea ce l'ha magari il capo, l'architetto capo, poi chiaramente tutti gli altri strutturano il progetto. Quindi nella misura in cui non credo sia un lavoro di gruppo la creatività, cioè lo è ma in una declinazione successiva all'idea, alla prima idea che ti viene. Ok, se non ci sono altre domande, io ringrazierei Emiliano per questa illuminante... Grazie a te. Per questa illuminante testimonianza, perché ha svelato alcune cose che magari non si vedono a uno sguardo veloce, che magari invece è quello che spesso purtroppo capita quando andiamo a vedere delle illustrazioni su un giornale, eccetera. Invece c'è tantissimo dietro ed è importante avere momenti in cui si può veramente capire quanto lavoro ci può essere dietro un'immagine. A questo punto vi rimanderei al vernissage della mostra, per il quale ringrazio Pascià, che sta appunto offrendo questa degustazione, e Corte Altavilla, che ci ha supportato. Questo messaggio per me è importante dirlo, perché è importante che le realtà locali supportino eventi del genere. Io spero che ci sia occasione di invitare altri Emiliano Ponzi qui a Conversano. In particolare ci sono altri due appuntamenti qui a Immaginaria, uno è con Giuseppe Palumbo, che è un famoso fumettista d'autore, anche lui sarà protagonista di una testimonianza, se non erro, domani, e poi il 29 ci sarà Alessandro Rack, che è il regista dell'Arte della Felicità, che è il primo film di cinema di animazione per adulti mai realizzato in Italia, fra l'altro è stato un grande successo, quindi è importante, insomma, che ci siano eventi del genere, perché si possono conoscere delle storie che altrimenti magari non verremmo mai a conoscere. Per il resto il vernissage è aperto nei corridoi che girano intorno al chiostro, poi dalle 21 ci saranno le proiezioni dei cortometraggi e alle 23 ci sarà anche un live di musica nel Giardino dei Limoni. Quindi spero vi divertiate. Un applauso anche a Gianvito, che ha curato tutta la mostra. Con qualche intoppo, però... Ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando. Grazie a tutti.